Il Gino Lisa non è un lusso. Il eh, comitato eh, Foggiano vola Gino Lisa, è tornato ieri a Bari a ribadire appunto, che l'aeroporto Foggiano non è un lusso, è un'infrastruttura importantissima per il territorio e possiamo dire per buona parte del eh, sud. Bentrovati con un nuovo appuntamento dell'altra campana, ospite di oggi in studio, eh, parleremo naturalmente, avete capito, del Gino Lisa e Marcello Sciagura, presidente buongiorno. del eh, comitato. Buongiorno. Ieri siete eh, tornati a Bari, avete sì, tentato buongiorno. di parlare con l'assessore Giannini, non era possibile, ieri c'era il consiglio, consiglio regionale, regionale. E non era possibile perché evidentemente era impegnato in quella che poi è diventata la notizia, ovvero... Nel eh, comunicare ad Aeroporti di Puglia che doveva fermare ogni procedura eh, relativa al progetto La, del Gino Lisa, assegnazione dell'appalto dell per l'allungamento della pista. Voi siete riusciti a parlare però con. Noi abbiamo consiglieri... parlato con uh, il consigliere Pinolonegro e con il consigliere Dino Marino. Eh, che comunque non ci hanno fatto menzione di questa lettera chiaramente, che sarebbe arrivata, quindi probabilmente non erano, probabilmente dico, non erano a conoscenza eh, ed è arrivata questa lettera dal Reporti di Puglia nel quale si chiede di sospendere la, la gara di appalto in relazione all'assegnazione all dei lavori per l'allungamento della pista del Gino Lisa. Noi vediamo in tutto questo una grossa nebulosità, una grossa mancanza di trasparenza. Eh, perché parliamo, è vero, di un'infrazione che viene mossa alla regione Puglia, o meglio alla realizzazione soltanto dell'opera di allungamento della pista del Gino Lisa, però non abbiamo letto ancora nessun atto che ci indichi per quale motivo viene mossa questa infrazione. Eh, allora, in sostanza il Gino Lisa avrebbe a disposizione. Secondo i criteri dettati dall'Unione Europea il 75% del finanziamento. Quindi su 14 milioni di euro, intorno a circa servirebbero ancora da parte: e questo dovrebbe rifondere poi la regione circa 4 milioni di euro. Sì, milioni. Questo sì. ha spiazzato un po' la, la regione. Lo stesso assessore al bilancio Leonardo Di Gioia, ieri contattato dal TG Blu. Ha uh, assicurato che questi fondi uh, saranno uh, sicuramente messi a disposizione della regione, ma non è uh, cosa semplice ora c'è effettivamente, però, dietro tutta questa vicenda ci sono una serie di indizi uh, che ci riconducono a questo blocco uh, che potrebbe essere, insomma, certamente mm. non momentaneo eh, mm. perché abbiamo dei tempi stretti: il 31 dicembre scadono i termini. Sì. Per poter presentare, chiudere l'intero ITER, eh, quindi l'intera procedura di progettazione. Comunque, poi... diciamo eh, prima di tutto che la cosa sembra un po' mh, teleguidata, un po' da lontano, perché nel bando di gara dell'assegnazione delle opere eh, per le strutture aeroportuali, eh, al, al Cipe venivano chiesti dei fondi per tre aeroporti, Bari, Brindisi e Foggia. Eh, questi fondi ammontavano 81 milioni di euro. Si capisce quindi che la percentuale era nettamente bassa per Foggia, era molto bassa per Foggia rispetto agli aeroporti di Bari e Brindisi. Eh, nella, nel bando di richiesta di eh, fondi. Le due eh, opere, cioè Bari e Brindisi, stracciate, vengono stracciate completamente rispetto alla richiesta per Bari cioè, e per Foggia. Eh, ecco, però, eh, a proposito di questo, oggi eh, torno a parlarne la Gazzetta eh, del Mezzogiorno, eh, che titola appunto, Pista Aeroporto Un Grande eh, Pasticcio, eh, Levantaci, eh, fa un focus su questa vicenda del progetto eh, di Bari. Certo. Perché in quel caso non si è in procedura di infrazione allora, perché sono lavori di messa in sicurezza, quindi non è ben vero, diverso. Non è assolutamente vero. In quanto, se andiamo a leggere il bando, i fondi vengono chiesti per Bari per l'allungamento della pista e il rifacimento del terminal 2, i fondi che vengono chiesti vengono chiesti per questo motivo. Ora, messa Quindi in sicurezza cosa, cosa, sono... vuol dire? cosa vuol dire? Non è l'allungamento della pista, la messa in sicurezza, perché potrebbe essere la messa in sicurezza anche per Foggia. Dato che eh, è poco chiara la nebulosità, la vediamo proprio in queste definizioni che, stranamente, partono nell'ultima ora da Bari, perché la richiesta alla Comunità Europea è stata fatta da Bari, in quanto probabilmente si sono accorti tardivamente che per Foggia ci sarebbero potuti essere dei problemi. È strano che però per Foggia ci sono, eh, è vero che il finanziamento per Foggia eh, ammonterebbe al 75% dell'opera, ma se andiamo a valutare il finanziamento per Bari, l'opera viene finanziata al 25% secondo quelli che sono i parametri della comunità europea. Per cui anche lì andremo a fare i, le opportune valutazioni e gli opportuni confronti. Per quanto riguarda Foggia, chiaramente la situazione di Foggia non può essere eh, messe in discussione in quanto è un'opera che viene, viene utilizzata per un aeroporto che ha un numero di passeggeri in, inferiore ai 200.000 passeggeri e che rientrebbe tra quegli, aeri, eh, quegli aeroporti regionali che dovrebbero essere avvantaggiati per a, a attivare delle procedure di sviluppo sociale e soprattutto sviluppo economico del territorio, in quanto sappiamo che i fondi cibi vengono sovvenzionati alle regioni in relazione a delle aree depresse. Certo, e quindi è qui. eh, chiaramente Foggia e la provincia ai noi, di Foggia ai noi, ai noi, ai noi sono noi. indietro rispetto alle altre zone della Puglia, e quindi la regione Puglia ha ancora dei finanziamenti grazie alla, alla provincia allora, di Foggia. E soprattutto ad alcune aree interne, perfetto, quelle montane perfetto. della Capitanata. Ma sul progetto di allungamento della pista del Gino Lisa eh, pendono altre tre eh, difficili situazioni, ovvero c'è cioè un ricorso. Altar presentato da alcuni proprietari delle uh, aree uh, adiacenti alla pista, eh, c'è una procedura di via che il Ministero non ancora libera e poi c'è anche un progetto di fotovoltaico bloccato uh, presso il comitato di via della provincia di Foggia che uh, lo stesso Franchini, il direttore di Aeroporti di Puglia, uh, insomma… Uh, aveva uh, definito preoccupante. Allora, eh, io scinderei le tre cose. Ora chiaramente certo. per noi l'aspetto fondamentale è l'allungamento della pista. È chiaro che la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente è uno degli aspetti fondamentali ai quali noi eh, stiamo prestando moltissima attenzione ed è strano che sia ferma a, Bari perché, a, Roma, a Roma perché eh, da molto tempo ormai si dice che ci dovrebbe essere questo parere favorevole che non ci sono situazioni ostative alla valutazione di impatto ambientale positiva da parte del Ministero però stranamente passano giorni, passano i mesi e questa valutazione non arriva si era ipotizzato anche che ci fosse una commissione che stesse valutando il rapporto costo beneficio per la realizzazione dell'opera, eh, però purtroppo non si sa niente, è ancora tutto fermo, ecco perché la mancanza di trasparenza anche da, da parte eh, sia dei, di aeroporti di Puglia in alcune situazioni sia da parte del Ministero stesso, perché se si fa sul sito del Ministero si dice procedura in atto e non si dice ancora per quale motivo chiaramente questa procedura sia tenuta ferma. E un'altra cosa eh, chiaramente è da chiarire. Quindi la valutazione di impatto ambientale è fondamentale. Eh, non dimentichiamo che c'è una commissione a livello regionale che ha dato una valutazione sui costi-benefici che è nettamente negativa. Sì. E questa la, la si dice lunga su quella che sia la volontà, secondo me, a livello regionale di realizzare quest'opera. Non dico da, da parte degli aeroporti di Puglia, anche se è controllata dalla regione, ma proprio a livello regionale. Strano che sia, stracciata, sia stata stracciata la componente Foggia dalla componente bari, bari. nella realizzazione. Delle cose. Sono tutte cose che ci fanno venire dei grossi dubbi su quella chiaramente che è la volontà poi di realizzare l'opera. La tardiva, ad esempio, richiesta di chiarimenti a Bruxelles, quando potevano farli in certo. tempi molto pregressi. Ma poi, per mettersi insomma con le spalle al posto. sicuro. E poi la cosa, la cosa più importante è il fatto che chiedi la valutazione di un'opera che è identica a un'altra che stai realizzando: allungamento della pista per Bari, allungamento della pista per fuori. avranno chiesto anche per Brindisi, per esempio. Ma per quanto ne so io, in, in quest, fino a questo momento hanno bloccato solo i lavori a Foggia, hanno bloccato non i lavori, ma l'assegnazione eventualmente degli appalti sulla foggia. Ed è da chiarire, da chiedere ad esempio ai nostri consiglieri regionali perché non venga fatta una richiesta di chiarimenti a, proprio alla Regione. Eh, sai una cosa, eh, il direttore Franchini, in uh -huh. un'intervista rilasciata al Tg Blu qualche mese fa, eh, noi abbiamo eh, ripresa eh, in diversi momenti, tornò a parlare della scarsa eh, appetibilità, attrattività dello scalo foggiano, ne parlò su precisa domanda. Aeroporti di Puglia si sta muovendo per eh, cercare delle compagnie poi disposte ad operare su Foggia? Fu affermativa, quindi si stavano muovendo, ma assolutamente negativa rispetto alla disponibilità di compagnie aeree. Ma io da questo punto di vista ho dei grossi dubbi. <ride> Glielo dico sinceramente: ormai ci si stiamo occupando di aeroporto da parecchi anni. Sono tre anni e chiaramente volava ancora la Darwin a Foggia in. Eh, Durante l'aeroporto, quando abbiamo iniziato noi come comitato che non eravamo ancora formati, ma come persone ci interessavamo dell'aeroporto. Prima di noi c'era Mondo Gino Lisa che si occupava certo, proprio per certo, l'allungamento, abbiamo... stava dibattendo no. proprio per l'allungamento della pista. E, e, la situazione ci sembra strana perché noi, proprio con un incontro che abbiamo avuto con dei rappresentanti dell'aeroporto di Puglia, non, non molto tempo fa, due anni fa, quando ancora da Bari un vettore che si chiamava Air Dolomiti non volava, abbiamo proposto ad Aeroporti di Puglia di contattare Air Dolomiti per iniziare una rotta Foggia-Bergamo, eh, Bergamo perché Air Dolomiti è una partecipata di Lufthansa, ah, sì. e quindi aprire una rotta direttamente con eh, la Germania, fare Foggia-Orio al Serio, Orio al Serio-Monaco. Chiaramente in quel momento, anche perché i vettori che usava Air Dolomiti erano gli ATR-72, da 70 posti quindi potevano tranquillamente atterrare e decollare da foggia, la risposta chiaramente ci è arrivata dopo. Sono stati attivati da Bari. Ah, quindi, insomma, evidentemente quindi io, io vedo, mh, ho delle grosse perplessità su questo. Ho delle grosse perplessità. No, ci sono, Secondo me vengono, vengono contattati i vettori senza parlare di aiuti quando invece vengono dati a Bari a Brindisi. Alla Ryanair, per esempio, eh, da parte ci sono della legge, 10 allora milioni ci sono procedure e mezzo di Se senso. leggiamo l'ultima commissione di bilancio che è stata fatta il 25 ottobre o giù di lì, eh, c'è un'assegnazione di altri 10 milioni e mezzo per la promozione di Ryanair. Ryanair, sì. sì. 10 milioni no, e mezzo. Non c'è procedura, non c'è concorrenza, milioni. poi parliamo dei 14 milioni per una per un'infrastruttura. Insomma, ehm. Ehm. allora è lì che vedo. Una mancanza di volontà a realizzare qualcosa. Chi naviga contro, secondo lei? Mi chiede una cosa <ride> che se sapessi cioè, saremmo già sotto casa solo a suonare. <ride> Ma Noi possiamo fare delle supposizioni, è chiaro che vediamo delle eh, grosse mancanze di, eh, come dire, eh, di relazione tra quello che si dice e quello che si fa. Molte volte si dice che si vuole realizzare la struttura, poi alla fine si rema contro la realizzazione di questa struttura. E chiaramente la regione ha delle grosse responsabilità, secondo me, su questa, su questa struttura. Anche perché Minervini ne parlava in maniera negativa. Di Paola eh, altrettanto. Te, a Cerno ha detto che dobbiamo essere uno scalo per gli elicotteri. Quindi non vedo la volontà, la volontà politica, politica insomma. Chiaramente che spinga per la realizzazione di quest'opera. Questo è un aspetto negativo soprattutto per il territorio perché il territorio veramente ha bisogno di un'infrastruttura come l'aeroporto. Siamo in chiusura, Presidente. Allora, eh, voi avete chiesto ed ottenuto eh, la possibilità di aprire un tavolo tecnico con, allargato anche alle istituzioni eh, locali, sicuramente, regionali. Sicuramente. Quindi... Noi, noi siamo dei cittadini, siamo un comitato formato da cittadini, la nostra è un'opera di impegno personale alla eh, identificazione di quale potrebbero essere le soluzioni anche eh, a determinate problematiche. Chiaramente aprire un tavolo tecnico significherebbe sederci a un tavolo con il sindaco, con i consiglieri regionali, con tutti quelli che sono... Le forze che potrebbero aiutare a venire fuori da questa situazione di stallo all'aeroporto di Foggia e trovare una soluzione pratica, attuabile nel giro di breve tempo, ma non dimenticando soprattutto, oltre che l'allungamento, dobbiamo riattivare i voli. Perché purtroppo la scarsa appetibilità di cui mi riferivi tu, Rosalia, prima viene giocata proprio su questo fatto. Finché noi non riattiveremo i voli non renderemo appetibile Foggia. Ma È possibile durante i lavori fare Sicuramente, questo? Sicuramente. Eh, non inficia? Dipende, se lavoro... ci sono dei lavori da attuare anche in una zona della pista che dovrebbe essere una zona intermedia, per cui chiaramente quelli potrebbero inficiare l'attivazione dei voli, ma dato che potrebbero essere fatti in un'epoca rapida, cioè in un periodo breve e soprattutto in una fase precoce, per cui se si riuscisse... Ad avere questo, chiaramente si potrebbero attivare i voli anche nella fase di allungamento. Se non c'è la fase di allungamento, riattiviamo i voli. Per cui, gli aerei in questa fase che non c'è ancora la procedura di assegnazione potrebbero tranquillamente Ma se verrebbero colpe dei soldi, dei finanziamenti, così come è successo per la DARN. Eh, abbiamo detto Quindi. che vengono finanziati 10 milioni e mezzo per Ryanair. Vogliamo vedere che qualche, qualche spicciolo non potrebbe venire fuori per Foggia, perché basta la volontà politica e si, si realizza tutto allora eh, speriamo in questa volontà politica perché non si possa eh, scrivere una pagina nera anzi speriamo. Che non sia così perché rischierebbe di essere la pagina più nera per l'aeroporto Gino Lisa. Eh, Rosalia, un'ultima cosa, Prego. io invito un po' tutta la cittadinanza e anche la provincia di Foggia, per quelle persone che hanno veramente a cuore lo sviluppo territoriale, che hanno a cuore un cambiamento di quella che è la situazione attuale, sociale, economica, del territorio, di avvicinarsi anche a questa situazione, di rendersi partecipi e di. Partecipare insieme a noi a quelle che sono le iniziative che andiamo a svolgere per il Gino Lisa. Beh, un appello magari ai comuni, lo lanciamo da qui. Sì, chiaramente, blu, ai comuni, ai, ai tour a tutti eh, quegli enti, ai canali di commercio. Eh. Eh, quindi parliamo di tutte quelle entità territoriali che dovrebbero avere a cuore lo sviluppo del territorio. Bene, grazie, grazie Marcello Sciagura, presidente grazie del te, comitato Bola-Ginolisa, grazie a voi per averci seguito. Buona giornata.